Salve a tutti ragazzi, bentrovati su Crystal Cross Gaming con una nuova puntata della serie Proviamolo. Oggi proviamo insieme Factorio, ragazzi, anzi mi piazzo qui, che è meglio. E questo gioco qua è una demo che ho scaricato di un gioco di cui ho sentito parlare un bel po'. È un gestionale in cui devi costruire un enorme agglomerato industriale per produrre delle cose, credo. Ho visto delle mappe assolutamente stracolme di cose. Mi è sembrato un gioco notevole, nel senso piuttosto interessante, quindi ce lo andiamo a provare. Io adoro i gestionali e è ora di provarlo, ragazzi, perché questo titolo ce l'ho in lista da molto tempo. Quindi, giocatore singolo, nuovo gioco, tutorial. Dopo l'impatto in questo mondo alieno, vai a esplorare l'area, raccogliere risorse e automatizzare la produzione di oggetti essenziali alla sopravvivenza. Una serie di 5 livelli per i nuovi giocatori. Livelli 4 e 5 possono essere giocati in modalità multigiocatore. Livello incidente, vai, andiamo. Grazie a Dio c'è il tutorial, ragazzi. In giochi come questo, se non c'è, è un disastro. Questa capsula di salvataggio mi ha salvato la vita. Temo che gli altri non abbiano avuto la stessa fortuna. Questa finestra occasionalmente metterà in pausa il gioco e darà alcuni suggerimenti. Puoi continuare il gioco premendo Tab. Puoi sempre trovare l'obiettivo attuale in questa finestra. Ah, ok. Mi devo muovere proprio. Spero sia rimasto qualcosa di utile tra i resti della capsula di salvataggio. Dolla, se è rimasto qualcosa di utile all'interno della capsula di salvataggio, muoviti vicino ad essa premi il tasto sinistro del mouse. Sposta le piastre di ferro della capsula di salvataggio al tuo inventario, ok. Chiudi premendo E. Bene, e una volta che ho queste, che combino? Magari provo a cercare qualcos'altro? Ah, quello laggiù sembra proprio ferro grezzo. Spostati vicino al deposito di ferro e portaci il cursore sopra. Vabbè, questa è in inglese per qualche ragione, ma vabbè, è la descrizione bella precisa. Ah, ok, col destro. Abbiamo il ferro. Se solo potessi fondere quel ferro da qualche parte. Ah, costruisci una fornace. Premi E. Lato destro c'è il menu di creazione. Ok. Quando porti il cursore sopra uno schema ti verranno mostrati i componenti necessari. Menu di costruzione, fornace di pietra, serve la pietra. Componenti insufficienti, questa mi sembra pietra. Basterà? Sì. Questa è la tua coda di creazione. Clicca un oggetto in coda se vuoi cancellarlo. Seleziona il forno in pietra, sostituisci nel terreno vicino a te premendo il tasto sinistro del mouse. Ah, ok, sì, ce l'ho nell'inventario. Forno in pietra. Ok, immagino abbia bisogno di... Sì, finora è stato facile. Già, apri il forno in pietra. Mettiamo il ferro grezzo qui. Immagino, sì. Posso usare sia il carbone che il legno. Vabbè, qua sembra che ci sia del carbone, quindi credo che sia più adeguato. Prendiamone 5 di carbone intanto e vediamo un po'. Bam. Ora la fornace fonderà minerali di ferro e produrrà delle piastre in ferro. Perfetto, e lo fa da sola. Tutto questo scavare mi ha stancato, mi chiedo se sia possibile automatizzarlo. Beh, direi di sì. Vedi? Immagino che ci sia bisogno di più carbone. Grazie. Così c'è una trivella combustibile. Figo. Ah, si sono aggiunti i progetti. Trivella combustibile, piastre di ferro, ingranaggio di ferro, fornace in pietra. Ah, ok, questo costruisce quello che serve per costruirle e poi fa questo, ok. Allora, aspetta, mi ha detto di metterlo nella quick bar?
Tipo qui. Ok. Ok. Piazzalo. Beh, tipo qui. Mettici del carburante. Livella deposita le risorse estratte di fronte a sé. Ah, ok. Potrei costruire qualcosa qui per raccogliere le risorse. Ok. Allora, costruisci un baule in legno. Però non ho legno. Quindi immagino. Esatto. Beh, abbattiamo un po' di roba dato che ci siamo. Ah, la grafica è minimale, in effetti, però è comunque molto carina. Cioè, l'effetto finale non è affatto male. Ok, quindi, cassa di legno. Bene. Ah, la posizione di drop. Ah, è questa qui. Ok. Bam. As wait until at least 4 items are in the cassa di legno. Allora, prendiamo tutti gli oggetti, grazie. Dovete scorrere un po' di tempo esplorando questo strano posto. Ah, va bene. Livello successivo, andiamo. Wow, è questo? Ah, interessante. Questo posto sembra una miniera abbandonata. Mi chiedo cosa serve a quel braccio robotico. Macchinario ha finito il carburante. Ok, mettiamogli del carburante. Allora, così dobbiamo vedere in che direzione va. Ah, possono inserire oggetti in qualcosa e scaricare oggetti da qualcosa. Interessante. Ah, dalla Iron Chest, ok, che è questa qui. Perfetto. C'è anche una pistola. La pistola. Ehi. Dov'è la pistola? Ah, ok, eccola. Sì. La schermata del personaggio. Cos'era questo? Quando ci sono nemici vicini puoi sparargli premendo barra spaziatrice. Verrà colpito il nemico più vicino al cursore. Uccidi le creature in avvicinamento prima che ti raggiungano. Spara premendo barra spaziatrice. In avvicinamento da dove? Wow, 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 wow. Madonna, velocissimi sono. Va meglio mettere in funzione la produzione e prepararmi. Ok, sì. Il secondo inseritore a combustibile è messo al contrario. Ok. Quando costruisci una struttura usa R per ruotarlo prima di posizionarlo. Vorrei generare elettricità, ma prima avevo bisogno di qualche risorsa di base. Allora, trivella combusti. Fammi indovinare. Qui posso recuperare qualcosa, perché qua è tutto distrutto. Sì, ma allora, mi dice di costruire le strutture, però... Ah, forse posso... Aspetta, eh. Aspetta. Assemblaggio, trivella combustibile, mi serve piastre di ferro, ingranaggio di ferro e fornace di pietra. E per fare questo mi serve la pietra, che però non è stata estratta... Ah, sì, ok. Non è stata estratta in nessuna maniera. In questa cassa di legno mi sa che... Beh, ci devo mettere del combustibile.
Beh, forse è un po' troppo, però. Vieni di qua. Va bene, prenditi questo. Sì. Come posso rifornirle automaticamente e automatizzare tutto? In effetti io non ne ho idea. Va bene, allora, piastre di ferro, ingranaggi di ferro e fornaci di pietra. Però magari le fornaci... Ah, ecco, sì. Vabbè, se non altro lo sta estraendo in maniera automatica, quindi... La pietra però me la devo scavare da solo. In compenso però potrei fare delle trivelle proprio qua. Qua non ci sono. Passato un sacco di tempo a scavare questa roccia per usare la mia trivella combustibile perché lo faccia per me. Esatto, sì, è quello che volevo fare, però non posso ancora farlo. Gli ingranaggi di ferro dove li trovo? Ah! Ok, con le piastre di ferro, grande. Bam. Ah, ok. Posso fare tutto. Va bene. Allora, cara trivella combustibile. Probabilmente è meglio che estrai da questa parte. Sì, magari una cassa di legno. Questo le porta direttamente alla cassa di legno. Io però... Vabbè. Nel senso... Vai, va. Dovrebbe andare bene così. Piazzati pure questo. Mi prendo dell'altro carbone. Ma le fornaci di pietra, io... Facciamo un'altra trivella, va. Grazie. Esattamente. Una cassa di legno. Qua. Vabbè, perché ancora non posso fare... Così estrae più pietra. E... Ah, ingranaggio di ferro. Il ferro lo prendo da qua, grazie. Vediamo. Ok. Bam. 7 su 10, vabbè, trivelle... Anche basta, immagino. Anche se... No. Va bene, 35. Poi. Facciamo anche... Un'altra trivella combustibile. Anzi, altre due, va. Beh, quattro che lavorano alla pietra direi che sono anche sufficienti. Perché non posso... No, non è vero, lo potevo fare il rullo di trasporto. Che ebete del cazzo. Vabbè, niente, qua è andata così.
Bam. Così tu andrai avanti ancora per un po'. Oh oh oh. Bene, le cose stanno funzionando. Immagino di dover fare un'altra trivella, tipo... Grazie. Prendo tutto, prendo tutto. Come si fa a distruggerle le cose? Perché mo ho cambiato idea, lo voglio fare il... Ah! È così semplice. Ok, grande. Va bene, questi mo sono fermi, ovviamente. Allora, rullo di trasporto. Oh oh. No, però va già bene. Ritorno combustibile e una maledettissima cassa di legno. Vai. Chissà come mai aveva il combustibile questo qua. Decisamente il caso di fare un'altra trivella. Ah vabbè, ce l'abbiamo già. Il bello è che queste estraggono carbone e si alimentano col carbone. Non potrebbero autoalimentarsi e basta? Magari gli do io l'inizio, capito? Beh, allora, le fornaci di pietra... Se collego tutto correttamente, deve essere in grado di raccogliere le risorse necessarie per poter aver presto l'energia elettrica. Piazza di rame? Aspetta. Il rame con... rame grezzo. Oh mio Dio, aspetta! Dov'è il rame? Non l'ho ancora trovato. Credo. Eccolo lì, infatti, vaffanculo. Vabbè, magari una in più sì. Però gli devo costruire anche... Ok, bene. Dammi il carbone. Tu beccati questo. Tu beccati questo. Va benissimo, adesso andiamo a fare qua quello che ci serve. Quattro trivelle, quattro bracci e... Beh, ora che ci penso si potrebbe pure pensare di... Aspetta, che ci manca? Ah, ok, ferro. Oh no! È disalimentato questo. E anche questa. Ok, bene.
Ora ce la faccio. Ah no, aspetta, aspetta, aspetta. Però effettivamente potrei usare ulteriori bracci per poi prendere la cosa dalla fornace e passare su un nastro che mette tutto quanto in una cassa. No? Effettivamente. Avrebbe senso. Mo ci provo in quest'altro caso, va. Tipo 4, poi così mi stanno più comodi qui. Ah, però cacchio, aspetta. Beh, forse è meglio farli di qua. Ok. 4 fornaci. Oh no! L'ho piazzati male! Aspetta. Aspetta! Ma sta a vedere che invece... Scusa, eh? No, no, allora, per la cassa no. Per la cassa no, effettivamente. Però... Va bene, allora, voglio provare a fare questa cosa. Vediamo se mi riesce. Allora. Servono 8 di questi. Prendiamo un po' di cose, poi... Beh, a parte che dobbiamo alimentarli tutti questi. Esatto. Vabbè, intanto... Intanto alimentiamole queste qua. Merda. Carbone. Grazie. Bam. Ok, allora, questo lo... Oh, che palle. Sì, ulteriore... Aspetta, eh? O vediamo se mi riesce la furbata. Poi furbata, capirai. Vedi questi? Una singola cassa di legno. E questi due bracci. E così la riempiono più velocemente. No, calma.
Ma sta cosa... Questa cosa del carbone che... Questa cosa del carbone che non può essere preso, dannazione. Va bene comunque. Così va bene per un po'. E beccati questo. Qui si è fermato tutto. Lassù invece? Ah, lassù sembra andare bene. Ma che cosa devastante si può creare, ragazzi? Sì, infatti in certi casi ho visto delle cose proprio allucinanti. Chissà se c'è la possibilità di autoalimentarle queste cose. Va bene, allora, adesso abbiamo le piastre di rame? La miseria, sì. Piastre di ferro però no, perché queste qua sono ferme. O meglio... Cioè, può pure darsi che ci siano già, io non lo so. Beh, quasi. Ora devo solo attendere che queste cose di carbone facciano il carbone. Ah, mi è venuta in mente una cosa. Ah, no, vabbè, quindi è sufficiente un braccio meccanico. Ah, che sola. Vabbè. Vabbè, senti, ci siamo. Facciamolo, no? Bam. Mettiamolo qua, un po'. Ci risiamo. Sì, dai, il grosso... E qui manca il carbone. Ecco, quelli pure si sono fermati. Però vabbè, qui conta poco, immagino. Guarda qua. Ah, non ci arriva proprio lì, al terzo braccio. Vabbè, dai. Guarda, ci sono arrivato, manca soltanto il carbone. Ma pure qua con la pietra potrebbe essere utile effettivamente fare qualcosa di differente. Ma questa non produce? Ah, perché non ce l'ha proprio la pietra, l'ha finito. Porca miseria. Vabbè, però la posso prendere, rimpacchettare e spostare. Vabbè, sentite, mo basta, ce l'ho il ferro. Mi serve il carbone. Non era avanti un po' più veloce? Ah, con Alt si vedono tutte quante le direzioni. Mi sa che in caso di cose complicate è abbastanza fondamentale, vero? 87 su 50, su 75. E ci siamo quasi. Il resto non mi interessa, ragazzi. Ma... Fammi finire questa cosa qua. Porca miseria, sono la seconda missione di tutorial. Mezz'ora. Quindi mo 57 su 75.
Vabbè, mo perché non me ne va di costruirne altre, poi... Certo che a questa però era proprio... Aspetta. Ah, ma non ce l'ha proprio, ok, benissimo. Ok, fatta. Ah, ci è voluto un po'. Ho tutto ciò di cui ho bisogno adesso, è tempo di andare. Ok, perfetto. Va bene, ragazzi, allora, io devo dire che mi ritengo soddisfatto così. Non so voi, mezz'ora è passata, che di solito non facciamo puntate così lunghe nella serie, proviamolo, e non me ne sono neanche accorto, perciò adesso ho capito un po' l'entità del gioco e ho come l'impressione che si possano fare delle cose incredibili, quindi vabbè, insomma, ho capito perché questo gioco è così famoso. Va bene, ragazzi, fatemi sapere voi un pochettino che cosa ne pensate. Lo conoscevate già questo titolo qua, il che è probabile? Se sì, ditemi qualcosa in più perché sono curioso. E per chi non lo conosceva, fatemi sapere se vi è piaciuto qui sotto nella sezione commenti. Bene, direi che per oggi è tutto. Grazie mille per aver visto questo video e come sempre mi raccomando, gente, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi anche al secondo canale e seguitemi su Twitch. Lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto. E qui sotto in descrizione trovate come sempre tutti i link ai miei social e community, tutti i link per supportare il canale, i link appunto a Instagram e Telegram per esempio, i link anche per la playlist con tutti quanti i video della serie Proviamolo e anche il link per acquistare il gioco. E se l'acquistate tramite questo link aiutate e supportate moltissimo il canale. D'accordo ragazzi? A presto!